Buongiorno a tutti, sono Diana Vedovato, insegno italiano come prima e seconda lingua a ragazzi della scuola secondaria di primo grado e seguo anche alcuni studenti della scuola secondaria di secondo grado neoarrivati in Italia. In questo contributo parlerò della lettura nella scuola secondaria, problemi e interventi per studenti di lingua madre non italiana. Come vedete, il titolo che mi è stato assegnato parla di problemi e interventi. Vorrei poter iniziare con il dire che il termine problema ci pone sul versante sbagliato della questione, ma mentirei, perché in realtà l'accesso alla lettura di libri da parte di studenti di lingua madre non italiana è un problema. L'ho sperimentato e lo sperimento io con i miei studenti. Ne ho avuto testimonianza dai colleghi che mi hanno avvicinato per chiedermi consigli di lettura mirati. E me lo hanno confermato negli anni gli studenti del mio laboratorio di L2 che disperati mi chiedevano se dovevano veramente leggere il libro assegnato dall'insegnante di classe, sperando che io potessi miracolosamente dispensarli da tale impresa. È quindi un problema, ma un problema che tocca un'area centrale della crescita dei ragazzi ed è quindi indispensabile identificare interventi specifici. Partendo da una serie di buone pratiche da tenere in continuo aggiornamento. Iniziamo con l'esplicitare il valore imprescindibile che la lettura può avere per tutti i ragazzi, quindi anche per quei ragazzi che sono inseriti in un percorso scolastico impartito in una lingua che non è la lingua della loro famiglia o del loro paese d'origine. Silvana Sola, nell'introduzione a un ponte di libri di Jella Lepman, scrive che i libri sono fuori da ogni retorica. Strumenti di conoscenza, luoghi di libertà, spazi della condivisione. L'educazione alla lettura è un diritto di tutti gli studenti, indipendentemente dal loro profilo linguistico, perché i libri sono le porte che aprono alla libertà di pensiero e perché più di tante altre attività offerte in classe è la lettura di libri che può configurarsi come elemento di formazione continua da adulti. Altre attività che hanno a che fare con la lettura, come ad esempio la lettura dei brani antologici, hanno una ricaduta importante sull'apprendimento, ma non sostituiscono la lettura dei libri, semmai la preparano e la rendono più agevole. Marianne Wolf, nella settima lettera di Lettore vieni a casa, scrive: Caro lettore, fra i 5 e i 10 anni i bambini imparano a leggere ed entrano nella più emozionante avventura d'apprendimento della loro vita. Nell'appropriata descrizione di William James, i bambini che imparano a leggere prendono il volo verso mondi completamente nuovi, senza sforzo come gli uccellini, e le prime fermate sono di Utopia, Narnia e Hogwarts. Lungo la strada combatteranno ogni genere di mostri, dai draghi ai bulli, scopriranno tutti i tipi di altri, adoreranno gli eroi o giureranno di non farlo mai. Ma soprattutto lasceranno la scrivania, la sedia o il letto per scoprire chi potrebbero diventare. Leggere un libro quindi non ha immediatamente a che fare con il leggere meglio, lo scrivere meglio, il capire meglio. Questi sono dei sani effetti collaterali. Ma aprire un libro significa aprire un mondo e questo non va negato a nessuno, nemmeno agli studenti. Appunto, che in un determinato momento possono trovare difficile leggere un libro in una lingua che non è la loro lingua madre. Leggere un libro, però, appunto, in una lingua che non è la propria lingua madre, può configurarsi come una vera e propria impresa titanica, come spesso mi hanno detto i miei studenti. Non è solo una questione, di apprendimento strumentale della lettura. Nel senso che è chiaro che è necessario imparare a leggere in italiano per poter accedere ai libri, ma non mi soffermerò qui sulla questione dell'apprendimento strumentale, né indagherò il rapporto tra la lingua madre dei ragazzi e l'italiano. Rispetto a questo vi lascio dei link. Non affronto questi aspetti perché dalla mia esperienza posso dire che non sono il cuore del problema, nel senso che ci sono ragazzi che sanno leggere benissimo in italiano da un punto di vista strumentale, ma prendono in mano un libro solo se costretti, sostanzialmente.
Perché il problema può essere il libro, troppo semplice, troppo difficile nel contenuto, troppo difficile nella lingua, oppure semplicemente non hanno ancora capito proprio che i libri sono scrigni che contengono storie che parlano di noi. Quindi è bene affrontare questo problema, cioè capire come è possibile avvicinare i ragazzi ai libri e i libri ai ragazzi. Per capire questo, cioè per capire come è possibile portare i libri dei ragazzi e i ragazzi dei libri, credo sia necessario da prima mettere a fuoco il profilo linguistico dei ragazzi, vediamo poi quello che possono offrire i libri e cerchiamo poi di creare la connessione. Quindi chi sono i nostri lettori? Chi sono gli studenti di lingua madre non italiana che abitano nelle nostre classi? Sappiamo che i profili sono eterogenei. Abbiamo ragazzi neoarrivati, pochi rispetto a un tempo, ma comunque presenti, ragazzi arrivati alla scuola primaria per ricongiungimento familiare e quindi che già da alcuni anni frequentano la scuola italiana, che adesso appunto si trovano a frequentare la scuola secondaria. Ci sono gli studenti nati in Italia, gli studenti di seconda generazione, se non di terza ormai, e che spesso hanno avuto anche la fortuna di frequentare la scuola dell'infanzia. Ecco, a seconda del vissuto dei nostri studenti abbiamo profili linguistici diversi. La biografia scolastica però non basta, sappiamo che ci sono ragazzi che frequentano coetanei italiani, altri che preferiscono frequentare coetanei della comunità d'appartenenza e alcuni di questi studenti sono perfettamente bilingui, padroneggiano la lingua della famiglia, l'italiano, alcuni sanno anche scrivere nella lingua d'origine, soprattutto e leggere, quindi soprattutto gli studenti che hanno avuto una scolarizzazione nel paese d'origine, altri invece ne hanno magari una competenza passiva. Quindi gli elementi che determinano il profilo dei nostri studenti sono numerosi e nessuno di questi fattori da solo però determina il profilo dello studente, nel senso che poi sappiamo che intervengono a parità di vissuto tutta una serie di fattori, la predisposizione personale, tutta una serie di emozioni che possono modificare il profilo del nostro apprendente. Dobbiamo comunque, nonostante ci sia questa grandissima eterogeneità, è importantissimo però sforzarci di riconoscere a quale livello di apprendimento è arrivato un ragazzo. Questo è fondamentale per poter poi consigliare dei libri che abbiano delle caratteristiche adeguate. Uno degli strumenti più usati per identificare il profilo linguistico di un apprendente una lingua straniera, lingua seconda, è il quadro comune europeo di riferimento. È stato messo a punto, quadro messo a punto dal Consiglio d'Europa nel 2001, recentemente aggiornato, che di fatto costituisce un repertorio di descrittori delle competenze linguistiche. Grazie a questi descrittori il quadro comune individua almeno 6 livelli di competenza linguistica. Non mi soffermerò qui sui descrittori che hanno tutti di fatto la forma di sa fare, riesce a fare, ma userò appunto ho citato il quadro per dare l'idea che un qualsiasi apprendimento segue una determinata progressione e che questa progressione può essere in qualche modo tracciata nelle diverse abilità che coinvolgono l'apprendimento di una lingua straniera. Questo è importantissimo soprattutto nelle fasce più alte di apprendimento, cioè quando gli apprendenti sembrano avere ormai una lingua che permette loro di muoversi tranquillissimamente nel mondo di tutti i giorni, ma anche ad altissimi livelli loro hanno comunque grandi margini di miglioramento. È facendo riferimento appunto ai livelli del quadro comune europeo che alcune case editrici hanno ad esempio stilato delle letture graduate. Ora non le propongo qui assolutamente in alternativa ai libri, sono tutt'altro, sono attività che si avvicinano di più alla lettura e alla comprensione, ma le cito per dare l'idea di come sia comunque possibile controllare anche in opere di narrativa alcuni elementi linguistici in termini di strutture linguistiche,
sintassi, morfosintassi e in termini di lessico, quindi di vocabolario utilizzato. Come vedete, alcune case editrici propongono anche degli adattamenti di famose opere letterarie italiane. Le segnalo anche per quegli studenti che magari si trovano a condividere appunto con gli altri studenti un percorso. A dover leggere appunto opere della letteratura italiana troppo difficili in questo momento e quindi può essere per il momento utile avere per le mani una lettura di questo tipo che appunto controlla gli indici linguistici. Bene, quindi abbiamo l'idea della progressione, del tracciare la progressione dei nostri studenti. E vale anche per quegli studenti che sono nati in Italia e che Graziella Favaro, con un'espressione che personalmente trovo molto adatta, chiama studenti che hanno fatto dell'italiano la loro lingua adottiva. Sono studenti per i quali l'italiano non rappresenta una seconda lingua in senso stretto, ma piuttosto una lingua adottiva. Un'altra lingua madre dentro la quale e attraverso la quale essi imparano da subito a parlare, giocare, interagire, sognare. Sono studenti che talvolta si muovono meglio degli studenti monolingue italiani, comunque di studenti appunto che provengono da famiglie italiane. Non dobbiamo però cadere nell'inganno. Ho sentito colleghi dire è qui da sempre, un libro dovrebbe leggerlo. Può non essere immediato. L'essere stati inseriti in un contesto italofono fin dalla primissima infanzia non dà garanzie rispetto all'accesso alla lingua dei libri e alla comprensione dei testi. Ce lo provano diversi studi, ad esempio sull'accesso all'italiano dei testi espositivi, appunto degli studenti di seconda generazione, anche alcuni studi sui dati invalsi. Quindi dobbiamo fare sempre attenzione e soprattutto essere sicuri che anche per questi studenti la lingua proposta nei libri che leggono sia sempre giusto un passo in là rispetto ai confini di ciò che loro sanno già fare, proprio perché l'apprendimento sia efficace e nel caso di un libro che non sia demotivante, non sia una lettura demotivante, dobbiamo assicurarci che gli studenti entrino in una zona di crescita che permette loro di avere comunque dei riferimenti a ciò che conoscono e sui quali possono costruire appunto nuova conoscenza. Bene, una volta capiti chi sono i nostri studenti, vediamo cosa invece si può controllare della lingua dei libri o dei libri in senso generale. Scrive Aidan Chambers nel Lettore Infinito che è necessario scegliere accuratamente i libri. Prima di poter parlare di un libro è necessario leggerlo, prima di poterlo leggere è necessario sceglierlo. E proprio in questa scelta si esercita un grandissimo potere e noi insegnanti in questo caso abbiamo una grandissima responsabilità. Di un libro dobbiamo valutare tutta una serie di difficoltà. Innanzitutto le difficoltà linguistiche, alcune domande che possiamo porci: che lessico viene utilizzato? Io alle volte chiedo ai miei studenti stranieri di aiutarmi a scegliere i libri e dico: prova a leggere le prime due pagine e dimmi quante parole sconosciute ci sono per te. Questo è un indicatore. Se le parole non note sono troppe. Se il significato di queste parole non si riesce ad esumere dal contesto, quello è un libro che usa un vocabolario troppo elevato in quel momento per quello studente. Un altro fattore da tenere in considerazione è anche il ricorso al linguaggio figurato, metaforico. Anche uno stile troppo ironico può disorientare uno studente di lingua madre non italiana. Altro elemento, la sintassi, è una sintassi lineare che quindi procede in modo per uno studente più tranquillo, più spedito, oppure la sintassi in qualche modo ricorre a subordinate incassate una nell'altra, magari che precedono la principale. Ci sono incisi che separano parti fondamentali del testo, tutti questi possono essere elementi di disturbo alla comprensione.
Ci sono poi difficoltà di tipo narrativo. Dobbiamo chiederci quanto lineare è la struttura narrativa. Più lineare è, più semplice sarà per gli studenti muoversi all'interno della storia. Anticipazioni e flashback che magari si risolvono in punti distanti dell'opera possono creare confusione. Possono essere utili anche schemi narrativi che gli studenti già conoscono. Penso ad esempio allo schema narrativo della fiaba, genere che peraltro si affronta in prima media, che quindi insomma, trova riscontro anche nelle lezioni della classe. Un altro elemento che può disorientare, quindi schemi che gli studenti riconoscono sono più semplici da leggere. Un altro elemento da tenere sotto controllo sono le voci. Se ci sono più voci narrative che si intrecciano e che si sovrappongono, può diventare difficile per lo studente tenere appunto il filo del racconto. Da non sottovalutare anche il contesto all'interno del quale si inserisce la storia. Sono richieste conoscenze storiche, sociali, geografiche, indispensabili per capire i fatti. Possono essere fornite in tempi brevi, senza appesantire la lettura, oppure di fatto andrebbero a consumare tutto il tempo a disposizione per la lettura del libro. E infine, importantissimo, a tutti i livelli di competenza, è la presenza delle illustrazioni che supportano la comprensione. Ormai l'editoria ci ha abituati a delle vere e proprie opere d'arte a livello di illustrazioni, proprio di illustrazioni che quasi vanno, che aggiungono testo alla narrazione e quindi vanno considerate. Infine, bisogna assolutamente valutare il contenuto dell'opera, quindi non può, se ci rivolgiamo a ragazzi della scuola secondaria, non possiamo attingere da un bacino per la scuola primaria. Possiamo eventualmente pensare di andare a cercare tra i libri pensati per l'ultimo biennio della primaria e proporli al primo anno della secondaria, e lo stesso può accadere nel passaggio dalla secondaria di primo e secondo grado, ma non possiamo proporre storie per bambini ai ragazzi, a meno che non siano insomma in qualche modo dei classici che analizziamo da un punto di vista anche letterario. E poi appunto la questione dell'edizione. Abbiamo già visto le illustrazioni, l'importanza delle immagini e l'importanza anche di come il testo è stato reso sulla pagina. Ci sono oggi dei volumi ad alta leggibilità, pensati proprio per lettori con delle difficoltà, in termini di, quindi si definiscono ad alta leggibilità per il font, per l'interlinea che è più spaziosa, per le parole che non vengono mai mandate a capo, paragrafi non giustificati. Questi sono tutti elementi che rendono più scorrevole proprio la lettura, in questo caso sì, lettura strumentale, e che quindi vanno ad alleggerire questo carico lasciando più energie per la comprensione. Si trovano veramente dei volumi eccezionali anche proprio per gli studenti di lingua madre non italiana. Mostrerò ora alcuni esempi pratici di proposte che io ho selezionato sulla base appunto delle indicazioni che ho appena citato, e alcune hanno funzionato e altre no. Questo per dire che le buone pratiche si imparano col tempo e quello della selezione dei libri è sicuramente un'operazione, quella della selezione dei libri è un'operazione che va limata con il tempo. Qualche anno fa cercavo dei libri per i ragazzi del mio laboratorio, un laboratorio che raccoglieva studenti appunto che partecipavano alle lezioni con la classe di L1, ma che avevano bisogno di lezioni più mirate. Ho selezionato Klaus e i ragazzacci di David Almond, di Sinos Editrice, per i ragazzi della seconda media, e Vacanze in balcone di Fulvia degli Innocenti per quelli di prima media.
Ricordo ancora l'espressione di una mia studentessa estremamente motivata, ma con delle competenze, con un profilo di italiano in quel momento abbastanza debole, che ha quasi sospirato dicendo: "Questo libro è bello perché si capisce". E quello è stato per me un sassolino che ho messo in tasca, cioè ho capito che questo era un libro veramente accessibile, quantomeno a studenti con quel profilo linguistico. Perché l'avevo selezionato? La storia era una storia che si adattava a degli adolescenti, la sintassi era lineare, veniva usato, cosa abbastanza rara, il passato prossimo come tempo della narrazione, il lessico era semplice. Abbiamo fatto comunque un lavoro sul lessico, ma abbiamo commentato puntualmente alcuni termini, quindi non era un carico eccessivo. C'erano delle illustrazioni che ci aiutavano in qualche modo a supportare la comprensione. È stato necessario fare dei riferimenti al contesto storico, perché la vicenda ambientata nell'Inghilterra degli anni 60, e Klaus, il ragazzino citato nel titolo, è un ragazzino che arriva dalla Germania dell'Est, quindi ho dato una serie di direttive, di indicazioni che però non hanno appesantito la lettura, anzi hanno in qualche modo fatto crescere la conoscenza dei miei studenti. È andato in modo diverso con Vacanze in Balcone. Io avevo scelto quest'altro titolo appunto per i ragazzi della prima media, un gruppo, un laboratorio diverso, ragazzi con blocchi emotivi rispetto all'italiano più accentuati, con profili un po' più deboli, l'italiano, più deboli, più che altro che non riuscivano a sbloccarsi. Ma comunque mi sembrava che la storia potesse in qualche modo coinvolgerli, e c'erano tutte quelle che io ritenevo delle caratteristiche paracadute, cioè quindi che ci permettevano di andare al di là della lingua, le immagini, dei titoli che permettevano di recuperare la vicenda di volta in volta, perché poi l'altro problema è che di settimana in settimana si dimenticavano in qualche modo quello che era stato raccontato. Cos'era successo? Che il mio occhio di madrelingua non si era accorto dello stile ironico e di tutto il linguaggio figurato che l'autrice utilizzava. Io avevo colto l'ironia, avevo colto anche la verve, l'avevo reputato interessante, ma per i miei studenti si era rivelata un'arma a doppio taglio, cioè dovevamo fermarci ad ogni paragrafo a spiegare delle espressioni che venivano utilizzate. E questo rallentava la lettura. In più, il libro si apre con un flashback, con una situazione. Quindi nel primo capitolo viene descritta la situazione del protagonista che si ritrova su questo balcone di casa a trascorrere le vacanze. Già dal capitolo 2 inizia un lungo flashback perché appunto vuole raccontare come si è ritrovato a essere con i piedi in ammollo in una piscinetta gonfiabile sul balcone di casa, ma questo flashback si chiude al capitolo 7, che ha creato una distanza tra l'apertura, appunto, e la chiusura di questo flashback troppo distante per i miei studenti. Alla fine il libro l'abbiamo letto, è un libro che appunto io comunque continuo ad avere nella mia lista di libri consigliati, però sicuramente mi ha insegnato che non bisogna tralasciare nulla. E anche questo è un esempio di come poi siano gli studenti in realtà ad andare al cuore della questione. Vi lascio con un altro esempio che è, per questo mi chiamo Giovanni, di Luigi Garlando. Questi stessi studenti che avevano avuto difficoltà a leggere Vacanze in Balcone stavano leggendo con l'insegnante di classe Per questo mi chiamo Giovanni. E avevo tentato di discuterne insieme a loro durante le lezioni, ma confesso che ho dovuto abbandonare l'impresa perché il libro richiedeva una serie di conoscenze geografiche, storiche, sociali,
che di fatto riempivano le nostre lezioni, riempivano ogni capitolo, si accompagnava a tutta una serie di spiegazioni che rendevano la lettura molto, molto, molto lenta. E non che non fossero interessati, e non che il libro non sia assolutamente un libro di qualità da proporre, ma in quel momento per loro era troppo. Un elemento di grande disturbo è stato, ad esempio, il discorso di letto non segnalato. Il mio studente con il profilo più alto, cioè con la competenza di italiano più alta, si perdeva letteralmente perché non riusciva a capire il personaggio che stava parlando in quel determinato momento, e questo lo disorientava tantissimo. I titoli dei vari capitoli non ci aiutavano a recuperare la storia perché sono titoli metaforici che in qualche modo vanno spiegati. Ecco, quindi questo sicuramente ho imparato che non è, che è un libro che va consigliato, può essere dato in mano a studenti di lingua madre non italiana quando il livello di competenza è molto molto alto. Bene, visto il profilo dei nostri degli studenti che sono nelle nostre classi, e visti anche il profilo dei libri, di quello che dobbiamo in qualche modo cercare in un libro da proporre a uno studente di lingua madre non italiana, vediamo adesso cioè quel ponte tra i libri e i ragazzi. Leggere, abbiamo già detto, è un diritto. I buoni libri sono un diritto, sono una possibilità, sono un passaporto che supera frontiere non soggette a vincoli territoriali reali, scrive sempre Silvana Sola nell'introduzione a un ponte di libri. Per creare questo ponte, però, per fare in modo che i ragazzi possano veramente accedere a questo diritto, dobbiamo il più possibile intercettare i loro gusti e i loro interessi. Come si può fare? Bisogna parlare di libri, possibilmente tra i libri, quindi in una biblioteca scolastica, di fronte a una selezione di titoli. Chiedere sempre e spesso cosa vanno a leggere anche nella loro lingua madre. Se vengono da un percorso di scolarizzazione nel loro paese d'origine, molto probabilmente leggono o hanno letto nella loro lingua madre. Non possiamo limitarci ai nostri gusti personali. Io ho letto moltissime cose sui romanzi a fumetti, pur non amando il genere, perché so che ai miei studenti piacciono. Prendere nota dei commenti positivi, come quelli che ho citato prima, intercettare le curiosità e fare in modo che possano ascoltare i libri presentati da altri compagni. Perché si alza la soglia dell'attenzione, perché in qualche modo un libro letto da un compagno diventa un libro che possono leggere anche loro, e in queste quelle che io chiamo le presentazioni dei libri, possiamo veramente capire cosa li incuriosisce di più. C'è un altro fattore da non sottovalutare, che è quello dell'accessibilità ai libri. Dobbiamo chiederci se i nostri studenti hanno accesso ai libri. Non basta dare in mano una lista di suggerimenti di lettura, magari anche curatissima, suddivisa per genere. Dove possono trovare quei libri? Dispongono di una biblioteca personale, anche nella loro lingua d'origine, oppure una biblioteca in italiano che magari piccola, ma che si è formata nel tempo, magari grazie anche a fratelli più grandi che hanno già affrontato gli studi in Italia. Possono accedere alla biblioteca scolastica, sanno dov'è la biblioteca pubblica. Sarebbe bello fare una gita se si abita in un piccolo paese, oppure se si lavora in una scuola di quartiere, andare con i ragazzi alla biblioteca, conoscere i bibliotecari, magari i volontari che possono in qualche modo lavorare con i nostri ragazzi. Segnalare dove sono le librerie. Io ho spiegato dove sono le librerie di Padova. I miei studenti, pur vivono a Padova, non avevano idea di dove poter comprare un libro. E poi non dimenticarsi di segnalare quando vengono allestiti i mercatini dell'usato o se nelle vicinanze ci sono delle fiere del libro.
dobbiamo portare i ragazzi dai libri in qualche modo. E poi non smetterò mai di ripeterlo: i nostri ragazzi spesso hanno la fortuna di avere lingue che convivono e quindi devono poter continuare a leggere nella loro lingua madre. I benefici dell'L1 sull'L2 sono ormai palesi, tra i link che vi lascerò c'è proprio un sito che si occupa di divulgare, insomma, questi benefici. Nella lingua madre gli studenti possono avere un'ampia scelta di libri, soprattutto se sono studenti neoarrivati. Hanno studiato nel loro paese d'origine, possono, nella loro lingua madre, hanno accesso a un'ampia gamma di generi e di titoli. E poi c'è sempre la possibilità, che secondo me è un'opzione da valutare, di leggere un libro in lingua madre e poi in traduzione italiana, perché alleggerisce moltissimo il carico sulla comprensione e quindi eventuali problemi di comprensione possono essere tranquillamente superati in questo modo. Io ho avuto delle buone esperienze rispetto a questo. Che cosa leggere? Quindi, una volta che abbiamo in qualche modo aperto tutte queste possibilità. Sempre Chambers, nel Lettore Infinito, dice che se la lettura invece influenza la nostra vita emotivamente, intellettualmente, eticamente e in tanti altri modi, come credo che sia, è allora importante scegliere con grande cura le nostre letture. E per fare questo, vi lascio degli altri suggerimenti, delle altre indicazioni. Cosa possiamo suggerire appunto magari in queste liste di libri che diamo oppure nelle varie attività che creiamo con i ragazzi? Io ho sempre parlato di laboratorio, ma lo faccio anche con le mie classi in cui sono inseriti i ragazzi di lingua madre non italiana. Bisogna suggerire, cioè segnalare libri di tanti generi diversi, creando anche degli agganci con quanto letto in classe, ad esempio nei percorsi antologici. Penso al programma di prima media che ha i miti, i poemi epici. Sono disponibili una serie di volumi veramente ben fatti che possono essere consigliati a studenti di lingua madre non italiana, oppure, come ho già detto, le fiabe. Ripeto, suggerire libri che hanno già letto in lingua madre. Bisogna ricordarsi di coprire anche quella che viene definita la non fiction, quindi libri a carattere informativo, espositivo. La copertina che ho messo qui nella slide sulle tracce degli antenati è proprio la copertina di un libro scelto da un mio studente trilingue. Che appunto come primissimo libro della prima media ha scelto e poi presentato questo libro qui, che chiaramente io mi sono subito segnata perché lo ha molto apprezzato e era terrorizzato all'idea di dover leggere un libro in italiano. Chiaramente mi ha fatto piacere che abbia trovato un libro, nei suoi gusti, nei suoi interessi. E lo stesso studente ha poi scelto come seconda lettura dell'anno un graphic novel di Sinnos, Pesi Massimi, e anche rispetto a questo libro ha dimostrato un grande entusiasmo. Quindi è stato per me anche un segnale che delle liste di libri ben stilate, appunto curate sotto diversi aspetti, possono essere per gli studenti di lingua madre non italiana degli strumenti efficaci per avvicinarsi ai libri scritti in italiano. E chiudo con un aspetto che a me sta moltissimo a cuore e che sperimento, tento di sperimentare quotidianamente, settimanalmente con i miei studenti, che è la lettura insieme, cioè noi leggiamo insieme. Nessun uomo è un'isola completo in se stesso, scrive John Donne. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Quindi dobbiamo ricordarci di farlo con le nostre classi e dobbiamo
discutere insieme di libri, parlare di libri, perché questo è ciò che fa veramente la differenza, cioè la dimensione all'interno della quale avviene la promozione della lettura. Alcuni consigli rispetto a questo. Bisogna parlare di libri, di tutti i libri, anche quelli letti in lingua madre dai nostri studenti, far presentare le letture. Mi ha riportato la mail di qualche giorno fa di uno studente di origine cinese arrivato in Italia qualche anno fa, che è preoccupato, deve leggere un libro e mi ha scritto: Prof, ma posso scegliere i libri che hanno letto altri compagni? Perché mi voglio leggere il libro di Pietro, Agenti Segreti, Missione Speciale. Era un libro che avevo consigliato come lettura estiva. Questo studente Pietro, questo mio compagno, l'aveva presentato all'inizio dell'anno e lui si era appunto appassionato. Anche questo per me è stato un segnale di essere nella direzione giusta. Probabilmente sarà un libro troppo difficile per lui, ma fortunatamente dispone di un apparato anche di illustrazioni, per come è fatto, potrà dargli comunque soddisfazione. Leggere a voce alta. Andare insieme in biblioteca, allestire mostre di libri se possibile. Adesso i tempi non ce lo permettono, ma mettiamo insomma in tasca buone idee per il futuro. Leggere tutto l'anno, questo è fondamentale. Non possiamo aspettarci che l'indicazione della lettura come compito estivo faccia diventare i nostri studenti dei lettori, soprattutto gli studenti per i quali l'italiano non è la lingua madre. È una fatica enorme. Invece, se promuoviamo la lettura tutto l'anno, anche in classe, dedicando del tempo, possiamo veramente fare la differenza e quindi a far accedere ai nostri studenti a quei mondi meravigliosi che sono nascosti e racchiusi dentro i libri. Io vi ringrazio per l'ascolto, lascio in chiusura di questo video alcune indicazioni per gli approfondimenti, alcune indicazioni bibliografiche e a titolo d'esempio una sitografia che rimanda ad alcuni titoli, collane di cui abbiamo parlato. E grazie ancora e buon lavoro.